Rieccoci di nuovo in diretta da studio per la seconda, naturalmente, ultima parte di questa puntata di Pronto Medicina Facile. Cambio di argomento, cambio di ospite. Adesso ci fisseremo sull'andamento della pandemia. Cercheremo di capire cosa sta succedendo dal punto di vista dei contagi, ma anche delle guarigioni. Cercheremo anche di capire quali novità ci arrivano dal fronte terapeutico e dei vaccini. Faremo tutto questo grazie alla competenza del nostro graditissimo ospite. Buonasera e bentornato nei nostri studi al professor Giustino Parruti, che è un po' di Buonasera, casa qui con sì. noi, nostro compagno di viaggio dal marzo 2020, da quando è iniziata la pandemia. Grazie professore, Grazie a voi per grazie, sempre l'invito. gentilissimo, sempre disponibile. Direttore Unità Operativa Complessa di Malattie Infettive della ASL di Pescara. Il report di oggi per l'Abruzzo recita così: 2756 nuovi casi positivi, un decesso, guariti dimessi 1485, più 44 ricoveri in area medica, meno 4 nelle terapie intensive, ci sono 1225 abruzzesi in isolamento domiciliare. Numeri che dovrebbero portarci, la conferma dovrebbe arrivare domani, lunedì prossimo, tornare regione gialla. Questo lo vedremo, non le chiedo una previsione perché insomma poi si lavora sui numeri, le chiedo invece un commento sul report di oggi e sul report di questi giorni. I contagi e i ricoveri in area medica non mi sembra che stiano diminuendo. No, purtroppo un po' come è successo l'anno scorso, quando a gennaio un po' tutto il mondo italiano e in buona parte europeo era assolutamente tranquillo, anche questa volta c'è una forte discrasia fra l'area di Pescara e varie altre aree territoriali nel nostro paese. Se mi mostrate il grafico che vi ho dato prima, quando mi avete annunciato questa notizia, in effetti, ecco, Eccolo qua. vedete, questo è l'andamento dei casi negli ultimi 7 giorni, ma abbiamo messo solo questo perché è identico all'andamento dei casi nelle ultime 4 settimane. Cioè la crescita esponenziale, ringraziando Dio, si è fermata, ma non è iniziata la discesa. Siamo su un evidente plateau che corrisponde perfettamente ai numeri quotidiani che lei ha enunciato un attimo fa. Stiamo cercando di capire anche perché questa cosa stia avvenendo. Nell'ultima survey che abbiamo fatto lunedì settimana scorsa, quindi 11 giorni fa, abbiamo trovato che in realtà Pescara ha una fortissima circolazione di Delta ancora tra i casi ospedalizzati, che quindi riflettono con ogni probabilità una forte circolazione di Delta sul territorio. Abbiamo avuto il 58% di casi di Delta fra gli ospedalizzati non in terapia intensiva e l'82% di Delta nei pazienti in terapia intensiva. Questo può giustificare effettivamente il fatto che vi sia, con una doppia circolazione sul territorio, ancora purtroppo una forte tenuta del virus. E domani controlleremo questa cosa con una nuova survey puntuale su tutti i 180 malati del sistema assistenziale della provincia di Pescara. Come dicevamo, i contagi non calano e non calano i ricoveri. Lei, tra l'altro, ieri ha ospitato il nostro collega Enrico Giancarli, avete fatto una diretta Facebook, possono partire anche le immagini girate dal collega Enrico Giancarli, questo proprio a testimoniare che. Ecco qui quando siete partiti prima della diretta Facebook e poi vediamo le immagini ovviamente girate nel Covid Hospital di Pescara. Questo a testimoniare che siete pieni, siete zeppi e un po' forse a giustificare anche il fatto che avete fatto ricorso, ma non solo immagino per l'ASL di Pescara, alla casa di cura Spatocco a Chieti, dove avete già ricoverato credo una sessantina di pazienti e ce ne sono alcuni in lista d'attesa, professore, così? Assolutamente sì, purtroppo questa è stata la situazione che in qualche modo proprio sul trend di costanza delle ospedalizzazioni e per la forte circolazione del virus sul territorio abbiamo preparato, ringrazio moltissimo, i vertici regionali e aziendali della ASL di Pescara e di Chieti che si sono dati molto
molto da fare perché questa convenzione potesse arrivare in tempo utile. Per il secondo anno. Per il secondo anno, e quindi abbiamo avuto 15 trasferiti al giorno dall'inizio della convenzione, siamo quasi ai limiti della capienza e nonostante questo stasera ci sono 24 persone in lista d'attesa ancora presso l'area di degenza del pronto soccorso. Quindi il sistema assistenziale... 24 persone che attendono il ricovero? Che attendono il ricovero e 138 oggi ospedalizzate dentro l'area Covid. Quindi è un volume ancora molto forte che però possiamo vantarci di stare sostenendo senza nessuna riduzione delle attività assistenziali per i pazienti non Covid, nemmeno l'ambulatorio. Questo è fondamentale, e io ringrazio, anzi sinceramente colgo l'occasione per ringraziare con tutto il cuore i collaboratori che stanno facendo uno sforzo titanico per reggere ancora questo mese, che speriamo ci porti verso una fase di defervescenza, come tutti presagiscono, e speriamo che non ci siano delle novità virologiche proprio nel nostro territorio, perché questo virus ci ha insegnato che purtroppo fare previsioni è la cosa più difficile che possiamo fare. Infatti in questo momento mi sono meravigliato di queste previsioni ottimistiche che sono uscite un po' in questi giorni, perché questi 2 anni di pandemia ci hanno insegnato che ogni volta che si vede un po' di luce poi torna subito il buio. Le faccio ancora una domanda e poi vado da Gigliola, perché sono arrivate delle mail dei telespettatori per lei. Chi necessita di ricovero oggi, professore? Chi finisce in terapia intensiva, magari anche con la necessità di essere intubato? Ma allora, innanzitutto le tipologie sono decisamente due adesso di pazienti. C'è una tipologia 1 che è quella dominante comunque, parlo del 75-80% dei ricoverati, che sono pazienti con polmonite e insufficienza respiratoria. Cioè i pazienti senza insufficienza respiratoria, anche se con polmonite iniziale, non li ricoveriamo, li mandiamo subito in day hospital e li seguiamo lì. Quindi noi stiamo ricoverando, questo deve essere chiaro, solo persone che hanno bisogno di ossigenoterapia continuativa a vario titolo, ed è per questa ragione che vengono messe dentro come ricovero ordinario. Poi ci sono anche, diciamo, un terzo quasi dei pazienti, tra un quarto e un terzo dei pazienti, che invece derivano da infezioni connesse all'assistenza o infezioni rilevate in pronto soccorso o durante la degenza in occasione di altre pratiche assistenziali. Cioè se una persona viene con un trauma cranico fratturativo, e come ci è successo ieri, e quando va in pronto soccorso a un test Covid positivo, comunque viene assistito nell'area Covid. Però diciamo questa tipologia non arriva è poco più di un quarto dei pazienti attualmente, quindi La cosa principale è che ancora ci sono tante persone con insufficienza respiratoria. Chi sono? Sono persone non vaccinate, purtroppo, in una buona misura ancora, diciamo 40% dei ricoverati ordinari e l'80-85% dei ricoverati in rianimazione, e le persone più fragili tra i vaccinati con 2 dosi. Vado a Gigliola perché sono arrivate delle mail per lei. Gigliola. Ci scrive Ugo. A livello nazionale attualmente abbiamo 2,4 milioni di malati Covid, e questo dato corrisponde al 4% della popolazione. In Abruzzo abbiamo 119.000 malati di coronavirus, pari al 9% della popolazione. Da più di una settimana in Italia il numero giornaliero dei guariti è superiore a quello dei nuovi contagiati. In Abruzzo il numero giornaliero dei guariti è irrisorio in confronto ai nuovi contagiati. Cosa sta succedendo in Abruzzo? Bella domanda. Ma è giusta, ed è quella che ci siamo posti l'altro ieri mattina nella unità di crisi, e che ci ha portato a fare questa survey su tutti i 200 circa malati che abbiamo sotto osservazione. Domani mattina manderemo al centro di sequenziamento del professor Stupia un nuovo campione molecolare di tutti, perché sappiamo, come ho accennato prima, che c'è una forte co-circolazione di Delta ed Omicron,
e, come abbiamo sentito dalle notizie internazionali, quando Delta ed Omicron co-circolano esistono varie possibilità di ricombinazione, inclusa la formazione della variante Deltacron, che è stata riportata in 3 continenti e in almeno 5 setting assistenziali ben precisi, che purtroppo possono complicare, io mi auguro con tutto il cuore, anche perché non ce la facciamo più, che non sia questa la situazione che stia giustificando questi numeri. Certo è che i numeri sono reali e io ringrazio davvero Enrico che ieri ci ha dato una mano a mostrarli, a documentarli, anche perché capisco che per qualcuno, soprattutto per Enrico, il nostro collega Giancarlo, sì, chiedo scusa, si possa pensare che per qualche ragione uno voglia infiare il problema, ma è tutt'altro che così. Assolutamente sì. C'è una telefonata per lei, quindi aspetteremo il responso del professor Stupia su questo impossibile incrocio Delta Omicron. Pronto Rete 8? Sì, pronto. Buonasera. Da dove chiama? Buonasera. Io chiamo da Pescara. Prego, faccio la domanda al professore. No, niente, volevo chiedere al professor Parruti, siccome io come vaccinazione ho fatto a giugno, ho fatto i Johnson mi hanno fatto, e adesso nel richiamo mi hanno fatto Pfizer, volevo sapere se era a posto con le vaccinazioni. Assolutamente sì, è una delle combinazioni migliori, l'incrocio... Eccola. L'incrocio di Johnson e Pfizer, perché si determina un richiamo delle cellule di memoria che sono fondamentali, che per le sequenze espresse su questi due vaccini risulta particolarmente protettiva. Quindi Johnson è il monodose. Sì, fatto Johnson prima monodose, e ha fatto il booster con Pfizer. Ha fatto il booster con Pfizer e quindi ha una insomma, un soggetto immunocompetente ha un'eccellente copertura. In Green Pass illimitato, aggiudicato. Green Pass illimitato, siamo tutti sul fronte. Un caro saluto alla nostra amica di... Quindi sto a posto come vaccinazione? Assolutamente sì, signora, assolutamente sì. Ha fatto il meglio, come ha detto. Quindi posso stare tranquilla. Va benissimo, grazie, buonasera. Grazie a lei. Sì. Gigliola, vai con le mail per il professore. Franco scrive, ormai anche le pietre della strada sanno che l'anticorpo monoclonale d'elezione contro la variante Omicron è il Sotrovimab. Le statistiche AIFA ci pongono ai primissimi posti per prescrizioni su milioni di residenti. Le chiedo, ne abbiamo a sufficienza? E poi, quali sono i centri regionali di somministrazione? Vuole ricordarci qual è l'iter per accedervi? Beh, è una domanda molto corretta, molto pratica e devo dire è quella che forse ci interessa di più sotto il profilo, no, diciamo, di sostegno e aiuto ai nostri concittadini in questo momento, quindi rispondo molto volentieri. Allora, il Sotrovimab è giustissimo, è sicuramente l'anticorpo monoclonale testato ed efficace, tant'è che AIFA, complemento quello che il collega, credo, perché è stato talmente preciso che mostra un'informazione medica del tutto adeguata, AIFA ha ritirato dall'utilizzo, salvo che non vi sia una documentata infezione da Delta, ma insomma è difficilissimo documentare un'infezione da Delta prima di somministrare in fretta l'anticorpo, ha ritirato il Casirivimab Indevimab, che non ha una adeguata copertura preventiva su Omicron. La risposta quindi è, Sotrovimab ce ne abbiamo poco, ce ne abbiamo perché tutta Italia ha una fornitura piuttosto limitata del prodotto, ma per fortuna abbiamo contestualmente una modifica prescrittiva del Remdesivir, dell'antivirale endovena molto efficace anche sull'Omicron, che adesso è prescrivibile anche in assenza di polmonite, quindi in prevenzione per 3 giorni anziché 5, e questo non manca mai, con l'unico limite che non si può dare alle persone che hanno una forte riduzione della funzione renale o problemi, diciamo, del ritmo cardiaco. Poi abbiamo i due farmaci antivirali
abbiamo, nel senso, già nelle nostre mani il Molnupiravir, che stiamo prescrivendo da 11 giorni oramai e che è un po' complicatuccio da assumere perché sono 8 capsule al giorno. È stato il primo farmaco anti-Covid, no? Quello della Merck. Quello della Merck, sono 8 capsule al giorno per 5 giorni, quindi non lo possiamo utilizzare per le persone che non sono coscienti, che non possono deglutire, però insomma tutti gli altri lo possono assumere a una sola condizione, che lo si riesca a somministrare entro 3 o 4 giorni dall'esordio dei sintomi. Questo è molto importante. Il nuovo in arrivo dalla settimana prossima, il Paxlovid, in realtà avrà la stessa limitazione, cioè stessa efficacia su Omicron come il Molnupiravir, però anche lì sono 6 capsule al giorno per 5 giorni e bisogna darlo entro i primi 4-5 giorni. Quindi, ed è della Pfizer questo? È quello della Pfizer. Quindi se noi riusciamo, diciamo, a essere tempestivi nella ricezione del messaggio del paziente a rischio, possiamo dare. Noi stiamo facendo, devo dire, un lavoro di cui sono molto soddisfatto. Ancora una volta ringrazio i collaboratori che stanno davvero dando l'anima. Ogni giorno facciamo un doppio turno di The Hospital, quindi facciamo tra i 32, 35 e 40 arruolati di The Hospital al giorno. I pazienti vengono studiati, rivalutati bene per anamnesi e viene scelto il farmaco più giusto. Quindi nelle persone che hanno la scopertura maggiore, ho portato un cartoon per far capire meglio questa cosa, magari la mostriamo tra un attimo, le persone con la peggiore prospettiva di rischio usiamo il Sotrovimab. Per tutti gli altri usiamo il Remdesivir e gli altri due antivirali orali, il secondo appena lo avremo, e fino adesso, e quindi chiudo la risposta alla domanda, ne abbiamo avuto per tutti quelli che avevano veramente un rischio alto. Intanto ho imparato che si pronuncia Paxlovid, sì. Io lo pronunciavo Paxlovid, ho imparato una cosa. No, sono andato a cercarmelo perché avevo letto che insomma c'era grande attesa per l'arrivo di questo farmaco. Ho letto sul sito dell'AIFA che riduce dell'88% il rischio di ospedalizzazione. Sì, ma come l'altro. E morte dato per adulti con malattia lieve e moderata, però anche questo va somministrato entro i primi 5 giorni dall'insorgere. Sono entrambi fortemente tempo dipendenti ed entrambi piuttosto complicati da assumere. Ma questo deve arrivare ancora. Lo avremo la settimana prossima. È pronto quel cartoon, Andrea in regia? Credo di sì, vediamo un attimo così lo commentiamo, se no andiamo. Ecco allora, qua. Come facciamo a regolarci nella attribuzione di questi farmaci? Ripercorriamo un attimo che cosa succede nel Covid. Questa è la nostra barriera protettiva, ok? Che è rappresentata dalla immunità innata, quella barriera nei confronti della quale il virus diciamo impatta e che quando è perfettamente integra, bambini, giovani in piena forma, persone senza nessun fattore di rischio, normalmente contiene il virus all'esterno. Quindi quella è la nostra difesa immunitaria. Il nostro scudo stellare, si chiama immunità innata, adesso non entriamo nel dettaglio, ma c'è. Rimostraci la G. Allora, qual è il primo... No, scusa, torna indietro. Ecco, qual è il primo vulnus che può esserci? È un vulnus genetico. La barriera può avere un buco perché alcune persone, avete sentito le novità scientifiche degli ultimi 4-5 giorni, hanno delle connotazioni di particolare suscettibilità. E questo spiega perché a volte anche persone giovani e senza apparenti fattori di rischio hanno l'infezione da Covid pienamente sintomatica. Andiamo avanti. L'altra cosa che determina il vulnus, vai avanti, è nella barriera è il diabete. E la casella del qui, il freccione, è perché l'immunità innata funziona molto bene quando le cellule che la rappresentano, che la operano, riescono a mangiare bene lo zucchero e quindi a lavorare bene. Quando c'è insulinoresistenza, quindi quando nel diabete è disregolato il meccanismo di funzione dell'insulina e dei recettori dell'insulina, la membrana stellare funziona molto bene, quindi molto male. Quindi il diabete è il sovrappeso che
si associa allo stesso meccanismo di insulino resistenza, rovinano la barriera difensiva. Andiamo avanti. Altro meccanismo è la cardiopatia, perché aumenta talmente tanto i recettori del virus per il virus che questo riesce a filtrare più facilmente. Andiamo avanti. E poi c'è l'età, 60, avanti, 70 secondo buco additivo, 80, si abbassa sempre di più l'efficacia di questa barriera. Okay? Nelle persone, vai avanti, che hanno tutte queste condizioni, un ottantenne diabetico cardiopatico ha la barriera bella che sgangherata, okay? Quindi qua dobbiamo fare il massimo della prevenzione. Questo, se non vaccinato, è il classico caso da sotrovimab. Vai avanti. Chi fa due dosi, però, mette dei patch su questa barriera che si è andata a rovinare e gli dà una sistemata. Patch sarebbero le pezze. Patch sono proprio le pezze, in inglese. Se fa una terza dose, se fa il booster, andiamo avanti, e la pezza diventa una bella pezza a colori, come direbbero le nostre donne, quindi funziona molto meglio. Allora, quindi, le persone che hanno tre dosi, a meno che non abbiano tutto questo contesto che vedete, quindi una cardiopatia in diabete e un'età piuttosto sostenuta, possono non fare prevenzione. Naturalmente poi ci regoliamo di caso in caso per tutti i toni di grigio. Grazie anche per averci portato questa animazione, l'ho vista adesso per la prima volta, che è stata una sorpresa che ci ha portato il professor Parruti. Diamo subito spazio ai nostri telespettatori, che come sempre hanno la priorità assoluta in questa trasmissione. Prima la telefonata e poi le altre mail. Gigliola, la telefonata, eccola qua. Pronto? Pronto, buonasera. Buonasera a lei, da dove chiama? Da Pescara. Prego, faccio la domanda. Scusi se la disturbo. Non disturba, no, assolutamente. È semplicemente una domanda senza polemiche. Volevo semplicemente chiedere, ma perché permettete alle troupe televisive, ai giornalisti, di entrare dentro il reparto Covid, dove c'è gente che magari sta male, e non permettete ad un familiare, a un marito, a una moglie, a una madre, di poter entrare anche con tre vaccini, tre, più un tampone, di poter entrare a vedere il proprio familiare come sta? Io, questo per me è una cosa assurda, cioè se disumana proprio, se mi può rispondere, perché cioè, io, per esempio, vedere queste troupe televisive, tutte quante che vanno lì, è anche privacy ci dovrebbe essere un po', no? Perché se un ammalato sta lì veramente male, io penso che non voglia neanche farsi vedere, tantomeno i familiari. Quindi io vedere, guardi, sono rimasta allibita, perché per me è una cosa assurda proprio. Non lo so, mi spieghi lei, io sì, con tutto il rispetto e senza polemica. È una domanda educatissima, garbata e anche giustificata. Quindi, assolutamente. Anzi, sentiamo cosa dice il professor Parruti. È una domanda di cui la ringrazio davvero. La ringrazio davvero. Innanzitutto una precisazione, però, perché non è vero che non facciamo entrare le persone a visitare i malati. Chiaramente abbiamo delle limitazioni legate alla condizione, per cui per una famiglia facciamo entrare una persona, al massimo due a secondo delle circostanze nel corso della degenza di un malato, perché ovviamente dobbiamo limitare i rischi, ma soprattutto ci sono delle normative che vietano l'ingresso, quindi non è una scelta né del dottor Parruti né del direttore sanitario della nostra azienda, è una normativa nazionale che noi infrangiamo sistematicamente nell'interesse del malato usando tutte le precauzioni. Quindi le posso garantire che non è possibile una visita ordinaria, ma ci accordiamo sempre, specialmente laddove il giudizio che abbiamo è che il malato abbia bisogno di vedere il suo caro, sempre, sempre organizziamo questa cosa. Abbiamo cominciato già dal mese di settembre dell'anno scorso ed è diventata una prassi praticamente costante. Quindi questo lo devo dire. Perché abbiamo voluto... Ci abbassate il volume della signora al telefono, per cortesia, grazie. Ecco, invece la seconda cosa, la ringrazio di questa sua domanda. Purtroppo abbiamo pensato di fare questa cosa perché
erano tantissime le persone che continuavano ad accusarci di falsare i dati sulla situazione di Covid. Ed è una cosa che devo dire dispiace tantissimo, perché lei non ha idea di che carico ci portiamo addosso in questo momento e con quanta fatica le persone che sta vedendo si danno da fare per assistere queste persone, e sentirsi dire che è una fandonia che ci sia ancora un malato di Covid che soffre in reparto perché è tutto falso, è davvero pesante. Per questa ragione, quando i mezzi di informazione ci hanno chiesto di poter documentare in modo molto discreto e senza rivelare, rispettando la privacy, rispettando dei in modo assoluto la privacy dei pazienti, noi abbiamo acconsentito, perché abbiamo ritenuto che fosse un segnale forte alla popolazione che comunque le accortezze nei confronti di questa malattia vanno mantenute. Comunque stia tranquilla che facciamo visitare i malati ogni volta che sia clinicamente necessario. Grazie professore, non so se la signora è ancora in linea. Io la ringrazio, però ecco, le volevo dire a lei specialmente che un po' di umanità, di amore, eccetera, verso il malato, capito, in questo momento terribile, sarebbe la miglior cosa, solo questo. Guardi, credo che il professor comunque grazie di... Beh, professor Parruti, credo, io lo conosco da tanti anni, è un caro ospite, sempre a disposizione di questa trasmissione, e non gli faccio i complimenti solo per questo. Se è una persona che non lo si può, diciamo così, accusare di mancanza d'amore, perché è una persona tra le più aperte al dialogo, aperte all'ascolto, sempre vicina al letto del paziente e dei familiari. Mi sento di spendere queste parole proprio perché lo conosco da anni e sono assolutamente sicuro di quello che dico. Io pronto? Sì. Io non intendevo dire il professor Parruti, io intendevo in generale, perché una mia amica doveva fare la chemioterapia, siccome non aveva la terza dose non gliel'hanno fatta, quindi si è dovuta fare immediatamente la terza dose e l'hanno fatta la chemio. Allora, siccome è tutto un miscuglio, non lo so, un po' più di umanità, di amore, non lo so neanche io, però in questo momento è terribile lasciare un ammalato solo, che non ci può andare una mamma, qualcuno, è solo questo che dicevo, ma mai... Non è che stavo dicendo male al professor Parrucci, mancherebbe. Scusi, ho capito male io allora. No, ci mancherebbe, non dicevo quello. Dicevo in generale, capito? In generale, in un momento così drammatico, un po' di umanità, di amore, no, ci occorre. Questo, guardi, lei ha pienamente ragione. Aggiungo una cosa che è molto importante. Quando iniziano le trasmissioni di casi dentro l'ambiente ospedaliero, la questione si fa molto delicata, perché noi dobbiamo trovare sempre un difficilissimo bilanciamento, certo, tra la possibilità che delle persone visitino i malati e l'assoluta certezza che questo non si traduca in un'infezione potenzialmente mortale in un altro dei nostri degenti. E quindi questo ha portato a una serie di restrizioni, non soltanto per l'area Covid. Oggi è difficilissimo far visita ai malati in tutte le aree nosocomiali, quindi è una condizione che purtroppo non riguarda l'area Covid, anzi, ripeto, nell'area Covid, con tutte le attenzioni e vestendo di sano punto, di tutto punto le persone, non c'è giorno che non facciamo entrare le 3, 4, 5 persone delle quali è assolutamente necessaria la presenza. Grazie professore, un caro saluto alla nostra amica telespettatrice Gigliola. Torno da te. Sì, c'è una, per il momento è l'ultima mail tra quelle che sono arrivate, nel frattempo squilla il telefono, sono velocissima, vorrei chiedere come si cura la lingua Covid, ossia la lingua che diventa marrone verde durante i primi giorni di Covid e non va via con la negatività. Professore, lingua blu e verde. Allora, abbiamo avuto tante strane manifestazioni di alterazione vascolare. Anche la lingua a volte può mostrare, può essere la sede di queste alterazioni vascolari. Giusto per far capire a chi ci scrive, un formicolio
al braccio di sinistra che non se ne va dopo il Covid e una variazione di colore della lingua legata a una differente irrorazione di quella zona del corpo sono lo stesso fenomeno. Sono tutte e due manifestazioni di una persistente alterazione del microcircolo o del macrocircolo che può dare luogo a tutte quelle brutte manifestazioni vascolari del Covid. Quindi tra le manifestazioni del long Covid ci possono essere anche fenomeni di questo tipo sui quali stiamo tanto lavorando, ma devo dirle che una ricetta molto semplice, oltre a quella di usare una fluidificazione del sangue, utilizzare blandi anticoagulanti come il mesoglicano, come la sulodexide, come altre sostanze che possano migliorare il microcircolo con un fenomeno, con un effetto reologico puro, effettivamente, certo. cioè migliorando proprio la circolazione e la fluidità del sangue, non ci sono grosse indicazioni in tutta la letteratura. Però queste cose funzionano di solito. Passeggero comunque la lingua. Sì, sono fenomeni vascolari, certo. Per fortuna nella stragrande maggioranza dei casi passeggeri. Spazio alle telefonate, pronto alle 8? Pronto? Sì, buonasera, da dove? Sì, da dove chiama? Sì, prego. Prego, prima di tutto devo ringraziare per questa trasmissione, perché ci permette di parlare con qualche medico, perché non so se nella vostra zona c'è questa disponibilità. Guardi, allora intanto vada la domanda perché purtroppo c'ho il tempo che scorre. Tenga presente che io faccio questa trasmissione da 18 anni in forma registrata e da 10 in forma diretta e da 10 anni noi come Rete 8 mettiamo a disposizione ogni settimana anche dell'Aquilano ovviamente i migliori specialisti come diciamo sorta di servizio pubblico per voi. Faccio la domanda al professor Parruti e grazie per i complimenti. No, ti guardi, io ho visto il suo schema, la linea, io praticamente sono diabetico con l'insulina, ho un pacemaker, ho fatto, pronto? Sì, la stiamo ascoltando. Ho fatto anche l'angioplastica. Praticamente ho fatto i tre vaccini più il quarto antinfluenzale. Ho visto quel suo schema lì. Che cosa dovrei fare ancora adesso io? Pensavo a guardarmi, in un certo senso. La ringrazio. Grazie a lei. Grazie allora, a lei per la domanda. Professore, allora, lei ha fatto tutto, come l'aiutiamo il ha fatto amico? Tutto quello che poteva fare per mettere le giuste pezze ai buchi della sua difesa innata, grazie al contributo, lo chiamate pezza, insomma, ma alle cellularità indotte nella difesa adattativa che vanno a complementare l'attività dell'innata. Quindi sostanzialmente lei ha fatto tutto quello che doveva fare. Quello che deve continuare a fare, e glielo consiglio perché lo faccio per me, è il Covid è sempre meglio non prenderselo, quindi continui a fare un'attenta prevenzione delle possibilità di contagio. E nel caso dovessi avere una documentata sintomatologia, non perda tempo nel fare il tampone. Basta qualsiasi tampone antigenico, se viene positivo è positivo e si rivolga al centro più vicino per essere valutato, ovviamente per un trattamento antivirale orale nel più breve tempo possibile. Beh, l'Aquila c'ha fior di specialisti. E come no, l'Aquila è più che dotata, ci mancherebbe. Certo. Altra telefonata per il professor Parruti, pronto Rete 8? Pronto? Pronto? Sì, buonasera. Sì, buonasera. Sì, da dove chiama? Franco, chiamo da, sì, da Pescara. Sì, buonasera. Buonasera. Senta, mi volevo ricollegare a quanto detto dalla signora in precedenza riguardanti l'accesso e la visita ai propri familiari. Lo racconto brevemente. Il 28 gennaio, mia suocera è stata ricoverata. Purtroppo in quei giorni il pronto soccorso era over. E praticamente è stata 4 giorni a pronto soccorso. Purtroppo silenzio assoluto, impossibile parlare con chiunque, e né tantomeno entrare a far visita. Dopodiché, ricoverata finalmente in geriatria, mia suocera ipovedente e affetta anche da insomma, udiva poco, in poche parole è stata lì altri 3 giorni,
ancora una volta poche informazioni, malgrado tutta la disponibilità dei medici, e ancora una volta impossibile visitare, considerando il punto che mio suocero, non vedendo e non udendo poco, in totale isolamento. Quel riferimento all'accesso al reparto Covid è un protocollo valido anche negli altri reparti dell'ospedale, cioè in assenza di, in quel caso appunto, di persone negative, quindi, perché sinceramente io questa esperienza non l'ho vissuta, anzi purtroppo grazie. Poi mia suocera è morta, però, e questo purtroppo mi sento di poter dire che non è valido né quando i propri cari sono al pronto soccorso per diversi giorni, nostro malgrado, né tantomeno quando sono nei reparti. Grazie, grazie, è una domanda che porta dentro tanta umanità, un problema serio. È una domanda di cui avverto tutto il dolore, perché siamo riusciti a fare tantissimo per questa malattia, ma questa connotazione di spogliante solitudine non siamo riusciti a toglierla se non con la nostra presenza per molti versi. Io sono d'accordissimo con lei, è la cosa che ci sta facendo tanto male. E io passo molto del mio tempo in questo periodo a confortare i miei collaboratori che non ce la fanno più a vedere queste scene di solitudine a cui è difficile rispondere. Allora, soprattutto in quella camera terribile di decompressione che è la degenza del pronto soccorso, non è stato proprio possibile far entrare nessuno, perché lei capisce che noi siamo riusciti a fare una cosa importante. Siamo riusciti a garantire l'avvio delle cure e soprattutto della prevenzione già dal pronto soccorso, dove l'infettivologo è presente H24, con tutto lo sforzo che questo comporta. Quindi in collaborazione con gli eroi dei colleghi medici e infermieri del pronto soccorso, che ringrazio ancora una volta per la grandiosa collaborazione che abbiamo avuto e che stiamo avendo, come nelle altre ondate, noi siamo riusciti a dare a chi stava lì in attesa, questo glielo posso dire in coscienza, a tutti subito quello di cui c'era bisogno. Per quanto riguarda la comunicazione, la camera di decompressione e il pronto soccorso è stata veramente il punto più delicato, anche se le posso testimoniare, avendo passato in quest'ultimo periodo più ore in pronto soccorso che a casa, che l'attività di informazione dei colleghi giovani e anziani del pronto soccorso è stata indefessa. Io ho fatto le consulenze sempre a fianco al collega che continuamente rispondeva al telefono dando informazioni sui degenti, ma sa, quando ne sono 35, 40, 45 è difficile riuscire a dare informazioni tempestive. Sono d'accordo con lei, terribile. Per quanto riguarda la regola di accesso violabile, diciamo così, no? La regola violabile di accesso è uguale per tutti i reparti, per cui purtroppo è legata di necessità, essendoci un divieto categorico di visita, alla discrezionalità di chi deve decidere che su base clinica sia opportuna questa cosa. Quindi mi rendo conto che ci sono stati tanti buchi e chiedo scusa a nome di tutta la ASL per tutto quello che non siamo riusciti a sanare in questo senso, ma davvero non è stato facile. E questo le fa onore. Grazie professore, altra telefonata per lei, per Gigliola, comunicazione di servizio, ultime due telefonate, domande brevi perché siamo quasi in chiusura. Pronto Rete 8? Pronto? Pronto? Sì, buonasera, da dove chiama? Buonasera, chiamo da Avezzano. Sì, domanda breve per cortesia. Sì, 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 ottobre 2018 ho avuto un fatto strano, da un semplice raffreddore si è evoluta la cosa e quindi tosse, un po' di febbre e dopo, ho fatto le cure che mi ha prescritto il dottore, però non mi sentivo guarito e questo ad ottobre e a gennaio 2019 ho avuto la stessa ricaduta. Quindi volevo sapere dal professore se c'era una certa attinenza del Covid che poi è scoppiato 2 o 3 mesi dopo. Grazie, professore. Dunque no, l'epoca che lei ha citato è fuori dalla possibilità che si sia trattato di un coronavirus quali quelli del gruppo SARS-CoV-2 che adesso stanno circolando. Nel 2018 e nel 2019 c'erano tutte e quattro i coronavirus ormai adattati alla nostra specie, nel senso che sono virus che ci danno solo il raffreddore perché probabilmente hanno avuto il loro impatto epidemico maggiore in passato
e quindi quello che lei racconta è sicuramente, possibilmente, dipeso da un virus respiratorio minore come un coronavirus, ma non con le connotazioni purtroppo del dramma attuale. Grazie professore, ultima telefonata, pronto Rete 8? Pronto? Sì, buonasera. Da dove chiama signora? Da Pescara. Sì, prego. Allora, io sono una mamma di un bambino diversamente abile dell'età di 10 anni, ancora non lo vaccino perché ha delle patologie neurologiche, lui non parla, problemi motori, quindi volevo capire se sono un po' titubante se farglielo oppure no. Professore. Allora, guardi, noi un'altra grossa fetta del nostro tempo la stiamo passando a rispondere a tutte le numerose visite che ci vengono richieste, telefonate, mail di soccorso per la valutazione di casi come questo. In generale, quello che le dico in sintesi è che sia per il tramite diretto o per il tramite della sua pediatra, una strada condivisa di preparazione alla vaccinazione che possa minimizzare i rischi della vaccinazione e soprattutto minimizzare i rischi del Covid in una creatura più indifesa come questa, va trovata e si può trovare. Le devo dire che stiamo trovando la strada anche per situazioni molto complicate, ci vuole lavoro, ci vuole pazienza, tanta pazienza, però fondamentalmente poi la soddisfazione di quando ti arriva la chiamata, dice guardi, ho fatto come si era concordato, è andato tutto bene, grazie, è una soddisfazione enorme. Quindi deve in qualche modo farsi aiutare tramite il suo pediatra o direttamente con gli infettivologi per poter ottenere una strada giusta. Grazie professore. Giuliola, abbiamo chiuso con le basta mail, basta telefonate, così abbiamo accontentato tutti. Vaccini, arriva il Novavax. Sì, il Novavax arriva, ma devo dire la verità, quando sento tante attese nei confronti di questo nuovo arrivo, non trovo, diciamo, elementi che possano aiutare a superare invece titubanze come quelle espresse dalla signora che ha parlato prima, perché comunque il Novavax esprime materiale proteico generato con modalità diversa, perché iniettato direttamente, non generato dalla trascrizione nel nostro corpo dell'RNA, però sostanzialmente funziona con un'esposizione di una porzione di spike al nostro sistema immunitario per indurre una risposta che poi ha di fatto lo stesso livello di potenza di difesa rispetto ai virus che abbiamo adesso. Il vero punto di novità del Novavax non è per l'Italia. Il vero punto del Novavax è che si può trasportare in una sportarella con i siberini e che quindi aiuta la catena del freddo a far arrivare il vaccino dove non è arrivato adesso per mancanza di infrastrutture. Io sono molto felice che arriva il Novavax, che arrivino a breve altri vaccini più semplici per la copertura mondiale. Grazie al professor Giustino Parruti, grazie per essere stato con noi, direttore Unità Operativa Complessi di Malattie Infettive, ASL Pescara, grazie e buon lavoro, so che ne avete tantissimo in questo periodo e ovviamente a nome di tutti grazie per quello che fate per la comunità. Grazie a tutte le persone che hanno lavorato a questa trasmissione, ciao Giuliola. Ciao Paolo, grazie ad Andrea Di Fabio, a tutte le persone che hanno scelto Pronto Medicina Facile che tornerà giovedì prossimo alle ore 21. Sì, giovedì prossimo penso sarà una trasmissione, almeno la prima parte, sono tutte interessanti, ma questa per me è anche un po' accattivante perché ospiterò il professor Fulvio Marsilio, ordinario nonché preside della Facoltà di Medicina Veterinaria dell'Università di Teramo e parleremo del rapporto tra l'uomo e le malattie infettive degli animali. Cercheremo di capire se ci saranno altri salti di specie come quello del Covid. Vedo che il professor Parruti annuisce, quindi non so, magari la seguirà, professore, interverrà, cercheremo di capirne di più se ci dovremo aspettare magari altre pandemie con altri salti di specie. Alle 21 il professor Marsilio, alle 21.45
bambini asmatici, come comportarsi in tempi di Covid, puntata dedicata soprattutto ai genitori che hanno dei bambini asmatici. Sarà con noi, per voi, il dottor Gaetano Silvestre, esperto in pneumologia pediatrica. Grazie, buonanotte, ci vediamo giovedì prossimo.